ci troviamo in grosse difficoltà. Innanzitutto dobbiamo stare più di 20 minuti fermati al terminal, che non ne vale assolutamente la pena, e che comunque se ci troviamo in centro dobbiamo prendere più di un mezzo per recarci al terminal, e quindi ci hanno creato i disagi a non finire. Non possiamo più continuare questa realtà, e non solo io, ma tutto il circondario. La signora Lucia, residente del quartiere di Valle, racconta la sua odissea di pendolari dopo la soppressione delle fermate dei bus, da quando il 23 dicembre scorso l'autostazione AIR di via Fariello è diventato terminal unico. Quella di Lucia è tra le 150 firme raccolte solo nel quartiere di Valle. Segnali di disagio e mobilitazione vengono registrati anche in altre zone della periferia, commenta Paolo Ferraro, segretario provinciale di Primavera Meridionale, promotore dell'iniziativa, che chiede un confronto col comune AIR per il ripristino delle corse, degli orari, delle linee urbane e extraurbane del trasporto pubblico. Io credo che il trasporto pubblico locale possa essere paragonato a quello che è l'apparato circolatorio per un essere umano, quindi di conseguenza il suo benessere sociale e economico dipende dalla sua funzionalità, dalla sua fruibilità, dalla sua capillarità, per cui un sistema di mobilità ottimale permette agli utenti di potersi muovere più agevolmente e più facilmente, e quindi di conseguenza avere una più possibilità di scelta su dove vivere, dove risiedere, dove consumare. Con la rivoluzione dei trasporti in città in crisi non solo gli anziani, avverte Luigi Iavarone, rappresentante dei giovani. Infatti anche i giovani si trovano a vivere una situazione paradossale, molto spesso a loro conviene ritirarsi a piedi a casa con queste problematiche di oggi che usufruire della mobilità pubblica. Tutto ciò non può essere consentito, infatti la volontà è quella di richiamare le istituzioni a una realtà. Sabino Morano, fondatore di Primavera Meridionale, parla di istituzioni distanti dalle reali esigenze della comunità. Tagliare un servizio alla mobilità di anziani e persone poco autonome, dice, non significa ottimizzare le risorse. Siamo all'irrazionalità istituzionalizzata, cioè una serie di decisioni assolutamente incomprensibili, per cui sembra che ogni innovazione sia destinata a portare nuovi disagi.